Dio ti sazierà con la sua presenza. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con grande gioia in questo tempo di avvento la parola di Dio che ci viene data oggi dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, dal versetto 29 al 37. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Amen. Carissimi, il Vangelo di oggi è importante nel nostro cammino di avvento, di preparazione ad una nuova venuta del Signore Gesù nella nostra vita. Non a caso, come prima lettura, oggi abbiamo Isaia 25, una profezia, quindi almeno 7 secoli prima della venuta di Cristo, in cui si dice che il Signore degli eserciti preparerà sul Monte Santo un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti. Una festa concreta, dove si mangia, si beve, c'è gioia, si sta insieme. Eliminerà la morte per sempre, rallegriamoci ed esultiamo in quel giorno. Ecco, questa è una delle tante profezie che predicevano la venuta del Messia. E noi oggi, alla luce di Matteo 15, vediamo questa profezia realizzata. Un banchetto dove le persone che vengono malate, piene di problemi e di tante difficoltà, vengono guarite, liberate, risanate da Dio stesso, attraverso il suo Figlio Gesù. Quanto è importante riconoscere che siamo in un tempo benedetto. Anche oggi possiamo fare esperienza di Dio. Perché Gesù è venuto 2000 anni fa. Anche oggi, come dice il Salmo 22-23, posso fare l'esperienza che Gesù è il mio buon pastore. Non manco di nulla. Mi vuole portare su pascoli erbosi, rinfrancare l'anima mia. Ma la cosa più importante è che vuole saziare la tua fame. Abbiamo ascoltato anche una moltiplicazione dei pani e dei pesci da parte di Gesù. Dio viene per saziarci. Dio sta per arrivare in un modo nuovo nelle nostre vite, per riempire i nostri vuoti, il nostro cuore. Quanto è importante quindi avere questa speranza e chiedere oggi allo Spirito Santo di essere pronti per la sua venuta. Spirito Santo, vieni, vieni e tocca il nostro cuore, entra nella nostra vita e donaci di attendere con fiducia, con speranza, una nuova venuta di Gesù in mezzo a noi. Spirito Santo, voglio presentarti le situazioni in cui non ho da mangiare. Mi sento affamato.
mi sento mancare, mancare le forze, mancare di coraggio, di entusiasmo, di gioia nell'andare avanti, nel vivere. Spirito Santo, donami quella speranza che Gesù viene. Il Signore Gesù viene per realizzare di nuovo la sua promessa e per farmi sperimentare un nuovo banchetto, eliminare la morte, le malattie, i problemi dalla mia vita. Spirito Santo, donami di attendere questo Dio meraviglioso che si è fatto carne e che viene anche oggi a saziare tutta la mia vita. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora lo slogan di oggi, cari amici: Dio ti sazierà con la sua presenza. Dio è fedele e la sua parola la porterà a compimento. Il tuo cuore, il tuo corpo, la tua anima sarà saziata di Lui, perché in questo Natale si manifesterà in un modo nuovo. Amen. Ecco perché questa sera avremo la prima serata online in streaming di Avvento per attendere con gioia la venuta del Signore. Sempre accogliamo le iscrizioni sul nostro sito web, ma soprattutto, fratelli e sorelle, vogliamo accogliere una parola che sempre ci guida, sempre ci parla. Ecco che voglio testimoniarvi quanto è accaduto in una sorella che ha seguito i 3 anni della nostra scuola biblica, che di nuovo vogliamo proporre. Caro Don Luca, volevo ringraziarla per questi 3 anni di corso della scuola biblica che ho fatto. Sono state per me una crescita, anche se faccio già parte di un cammino, evangelizzazione parrocchiale Oikos. Ci siamo conosciuti nel periodo della pandemia. Ero alla ricerca di Gesù per incoraggiarmi ancora di più per questa situazione che andava ogni giorno peggiorando. Ho iniziato ad aprire YouTube e ho ascoltato subito Don Luca e mi sono innamorata del suo modo di evangelizzare. Mi sono sentita chiamata da Gesù, perché non lo nascondo, paura ce n'è stata tanta in quel periodo, ma con l'aiuto dell'ascolto della parola ho avuto fiducia in Lui, grazie al suo dono di evangelizzare, grazie a Gesù. Don Luca, questi insegnamenti mi hanno fatto crescere, mi hanno incoraggiato anche ad iscrivermi ad un corso di teologia di base, a giugno finisco 3 anni. Grazie a tutto il suo staff, grazie alle canzoni che ho imparato, mi sveglio alcune volte con le sue canzoni come Yeshua, Loredana. Loredana, grazie a te per questa tua condivisione di quanto la parola di Dio e la scuola biblica che proponiamo abbia dato grande frutto in te, nella tua vita. Quindi, cari fratelli e sorelle, entriamo nel nuovo anno 2024, conoscendo, pregando e imparando e studiando la parola di Dio, anche con questo corso biblico che vi offriamo. Grazie per avermi accolto, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao!